Hello guys, ciao ragazzi, bene, eccoci qua e andiamo avanti con il nostro Bayer. Oggi, questa sera, lezione numero 110, esercizio 98, Bene, 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 guardate, questo qua è un 3 ottavi, quindi 3 ottavi per chi ha il metronomo limitato ai quarti, mettete un 3 quarti, andate a mettere un 3 quarti con una velocità, è un allegro questo qua, quindi andrebbe fatto sui 110, ecco, ma però quando lo imparate, adesso come andiamo a vedere la lezione, come sempre lo imparate magari un po' più lento, poi andate a velocizzarlo. Bene, andiamo a vedere, qui è molto importante la mano sinistra, come potete vedere se avete l'edizione del Bayer, che, ma comunque tutte le edizioni dovrebbero avere la nota sul fondo, la nota nella quale si trova il segno, i segni puntinati, vedete l'abbiamo già visto altre volte, l'accompagnamento, in questo caso tutte le note sono tutte ben puntinate, tutte ben marcate, quindi questa è la cosa importante di questo esercizio. Non è difficile, però dovete impegnarvi tanto, perché questo qui ha la sua bella manualità, soprattutto nel passaggio delle dita. Ok, come sempre, versione free, libera, qui su YouTube, in maniera un po' sintetizzata, dove faccio vedere mano destra, mano sinistra e le mani unite. Poi invece, per quanto riguarda i dettagli particolari eccetera eccetera, io vi invito sempre ad andare su patreon.com/bluestudiorecord e con un solo dollaro al mese potete vedere in versione completa e dettagliata tutte le lezioni, a iniziare dalla numero 30 fino ad arrivare ad oggi, perché dalla 1 fino a 30 sono libere su YouTube e quelle non rientrano dentro nel canale di Patreon. Dalla 30esima in poi, ecco che entrano nel canale di Patreon. E io ve lo consiglio perché con un semplice dollaro lo potete benissimo a usufruire di vedere tutte le lezioni. Ripeto sempre, per chi invece è interessato ad avere la prima parte del DVD fino alla lezione 50, dentro nella mia home page, nella pagina principale del mio canale YouTube, troverete l'icona sulla destra, dove c'è il mio logo del Blue Studio Record, l'icona che vi porta su eBay a poter acquistare i DVD, che c'è il DVD delle prima parte delle lezioni del Bayer e un DVD invece dove ci sono tutti gli accordi, tutte le tonalità minori, maggiori, bemolli, diesis, tutto quanto, per coloro che vogliono imparare bene gli accordi, quelli che sono tutte le scale abbinate a questi accordi. Bene, detto questo, andiamo a vedere la nostra bella lezione 98 e lezione 110, scusatemi, esercizio numero 98. Andiamo a vedere. Allora, eccoci qua ragazzi, bene, andiamo a vedere questo esercizio 98, lezione 110. Allora, come ho detto, un bel 3 quarti, andate a postare un 3 quarti, la velocità corretta sarebbe 110, ma nel momento che lo studiate andate a farlo pure anche a 100, che va benissimo. Allora, cominciamo subito con andare a vedere la mano destra, attenzione al numero delle dita. Attenzione, l'esercizio è in chiave di Fa maggiore, vedete che avete il Si bemolle in chiave, ok? Pronti? Andiamo a vedere la mano destra, pronti? 1, 2, 3, 1. Vedete, andate a ripetere il ritornello, che
e trovate, quindi rifate esattamente la stessa cosa. Allora, quindi attenzione, come ho detto, alle dita e le note puntate che andremo a vedere adesso, che sono nella mano sinistra. Andiamo a vedere la mano sinistra, le note puntate ben chiare. Ok, pronti? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E ripetete il ritornello anche con la mano sinistra, preparatela bene 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 bene, mi raccomando, le note puntate. Ora andiamo a vedere come deve essere fatta a mani unite, ok, mi raccomando, studiatela bene bene bene, prima mani separate, poi andate a fare le mani unite, che devono venire in questo modo qua. 1 2 3 1. Abbiamo visto anche le mani unite, benissimo. Adesso andiamo a vedere allora tutti i piccoli dettagli. I dettagli sono principalmente per quanto riguarda, ecco qua. Come avete visto, mi raccomando, seguite bene quanto viene riportato, il numero delle dita, le note, quindi questi puntinati che sono molto importanti, quindi ben marcate le dita della mano sinistra che vanno a fare questo accompagnamento su questo 3/8 valzerino, insomma quello che può essere considerato. Mi raccomando, quindi seguite bene al dettaglio, mi raccomando, come sempre l'ho sempre detto, ma adesso che sono le ultime lezioni del Bayer, mi raccomando, concentratevi tanto, date anche un po' più spazio a fare gli esercizi, dedicate un po' più di tempo, trovatelo, perché è molto importante. Qui stiamo arrivando ai livelli finali del Bayer, dove occorre fare molta 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 pratica per poterla eseguire nel modo corretto. Bene, a tutti quanti io auguro un buon studio, una buona musica e vi saluto con il mio solito consueto. Bye bye!